Dal 2004, quando è stata creata per legge una giornata dedicata al ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli stiano-dalmati, da quell'anno le istituzioni, le scuole, hanno cominciato a parlare di questa tragedia, di questa vicenda. E fino al 2004 invece c'è stato un ostracismo, molto spesso diffidenza. Questa è una pagina di storia malvolentieri raccontata dagli stessi storici e molto spesso è stata strumentalizzata perché per interessi di Stato, per interessi geopolitici, si faceva meno di parlare di questa tragedia, che purtroppo ha coinvolto decine di migliaia di italiani, 250.000 circa, sembra che siano stati gli esuli. È poco definibile quante persone siano state infoibate in queste caverne orizzontali, appunto dette foibe, che a Bassovizza, come in altre posizioni del ex Venezia Giulia e della Istria e Dalmazia sono state uccise per rappresaglia contro gli italiani, perché di fatto erano italiani. Persone che in un fervore ideologico di scontro tra i partigiani di Tito e l'Italia del dopoguerra, degli trattati, ha subito non solo la tragedia delle foibe, ma anche l'umiliazione di esuli e di arrivare in città come Ancona, dove venivano maltrattati perché c'era una diffidenza, non si sapeva che cosa era successo e perché queste persone scappavano. Ci sono episodi che racconteremo in questa giornata lunedì, che abbiamo raccolto attraverso le testimonianze, hanno proprio creato un odio verso, un'intolleranza verso questi esuli e in qualche modo, proprio per questo motivo, per tanti anni di questa pagina di storia di cui un po' c'è da vergognarsi, non si è voluto parlare. Abbiamo deciso di raccogliere le testimonianze degli esuli, dei nipoti, della terza generazione di fatto, che ci permette di non perderla la memoria, perché altrimenti rischiamo che questa vicenda tra poco sia un fatto dimenticato, perché stanno scomparendo man mano i testimoni viventi e la memoria collettiva di questa vicenda è sempre meno. Questo libro, di cui ho curato la pubblicazione, raccoglie delle testimonianze reali. E vuole essere una testimonianza perché la nostra regione è stata quella più coinvolta da questo esodo, proprio perché erano i porti di prima approdo da Zara, da Pola, da Lussino che è davanti a noi, cioè è una storia che ci lega a queste terre proprio di fronte alla nostra costa e quindi lunedì sera alle 18:30 al Cinema Gonfalone presenterò questo libro insieme a Piccini che ha scritto con me molte pagine e lo regaleremo perché di fatto è un quaderno del Consiglio regionale gratuito e che regaleremo a chi parteciperà.